Workout dinamico con cardio ed esercizi per gli addominali. Ritmo elevato ed esercizi di media difficoltà. Buon allenamento. Ok, iniziamo. Calciata saltellata. Spingiamo i talloni a gluteo. 3 secondi. E andiamo. Saltellata laterale. Tre secondi e andiamo di jumping jack. Ok, ora. Tre secondi e andiamo di corsa sul posto. Su. Cambio, jumping jack. Coordina bene il movimento, braccia, gambe. Saltiamo sul posto. 15 secondi. E dopo andiamo giù in plank in corsa. 5 secondi. Ok, giù. Controllo bene la posizione del corpo. E ci vado a lavorare. Contraggo bene l'addome. Sempre lo stesso ritmo del movimento delle gambe. Dai, 10 secondi. Tre secondi. Ok, su. E lavoriamo. Apro e incrocio con le gambe. Quindi un salto in apertura e un salto che va ad incrociare la posizione delle gambe. Prima con la destra in avanti e poi con la sinistra. Tre secondi. Ok, recupero. Ci posizioniamo. Ok, schiena a terra. Distendo una gamba, mano opposta che tocca la punta del piede. Espiro quando vado in chiusura con il tronco e tocco con la mano la punta del piede. Ok, recupero. Ci posizioniamo bene a terra con la schiena, mani in appoggio dietro la testa. Torsione tronco e il ginocchio che si avvicina. Espiro fuori l'aria quando effettuiamo la torsione. Controllo bene il movimento del corpo, schiena ben appoggiata a terra, 3 secondi, ok, recupero e andiamo a lavorare con il twist. Quindi sollevo le spalle, pieghiamo le ginocchia a petto, gambe ben piegate, braccia lungo il corpo, contraggo l'addome, ombelico che spinge verso il basso, il movimento costante delle gambe. Occhio alla posizione del mento, leggermente verso il petto, schiena ben appoggiata a terra, tre secondi, ok, recupero, veniamo su. E riprendiamo.
apro e chiudo. Cambio, calciata ai glutei. Spingiamo bene il tallone verso il gluteo. Tre secondi, cambio, saltata laterale. Controlla bene il salto sull'appoggio del piede. Sempre lo stesso ritmo. 10 secondi e dopo lavoriamo con jumping jack, apertura delle braccia. Ok, jumping jack e distendiamo le braccia. Mi raccomando, respira, non restare in apnea. Dai. Insieme. Sempre lo stesso ritmo. 10 secondi. Tre, due, uno, via, jumping jack. Venti secondi, al termine del jumping jack lavoriamo su corsa sul posto. Cinque secondi, tre, 2, 1, ok. Occhio, 10 secondi e al termine della corsa sul posto, skip veloce. Ok, cambio. Controllo bene il movimento delle braccia e delle gambe. Su, su. 3 secondi, ok, recupero, allora andiamo giù, posizioniamo bene il gomito, le gambe e andiamo su nella posizione ponte. In questo esercizio il gomito in linea con la spalla, spalla ben posizionata, le gambe tese, corpo sollevato, contraggo l'addome e lavoro sul trasverso e su tutta la parte del dorso. Concentrati, respiriamo, 10 secondi. Ok, recupero, andiamo a lavorare tutto dall'altro lato. Controllo bene la posizione, appoggio bene i piedi, gomito ben posizionato a terra, vado su, contraggo l'addome, occhio sempre alla posizione della spalla, gomito e spalla sulla stessa linea, spalla opposta, che crea un'unica linea col corpo. In questa posizione, piedi uniti, contraggo bene l'addome, non cedo il fianco verso il basso, ma lo spingo verso l'alto. Dai, 5 secondi. Ok, recupero. Andiamo a lavorare sul primo fianco. Abbiamo effettuato il ponte e lavoriamo sulla sforbiciata. Allora, posiziono le gambe a 45 gradi, contraggo l'addome, posiziono il peso del corpo sul gluteo. In questa posizione contraggo gli addominali e muovo costantemente le gambe creando una sforbiciata. Dai, 10 secondi,
Non mollare. 3, 2, 1, recupero e andiamo a lavorare tutto dall'altro lato. Portiamo il corpo sul gluteo, le gambe su, contraggo l'addome e inizio un movimento leggero con la sforbiciata. Poi man mano che passano i secondi aumentiamo l'intensità, percepisco la contrazione addominale e occhio a non lavorare in postura scorretta, quindi porta leggermente il peso del corpo sul gluteo. 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, la tua sessione cardio più addominali intermedia è terminata.